Ricordiamoci che l'intento quando noi studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. Har HaBayit, la montagna sacra, dove era costruito il santuario, c'era un recinto di uno spiazzale recintato di 500 per 500 cubiti, e lì dentro c'era il santuario. Su questo recinto c'erano diversi portoni, e chiunque entrava in Har HaBayit, da qualsiasi portone entrava, subito girava a destra e faceva il giro dalla parte destra fino a che arrivava al portone del santuario. Eccezione: uno che gli è accaduto qualcosa di negativo, che lui appena entrava girava a sinistra, e siccome uno entrava a destra e usciva a sinistra, quelli che stanno uscendo incontravano quelli che stanno entrando dalla sinistra. Quando uno vedeva una persona che entra a sinistra, dice, gli chiede: perché entri, raggiri il santuario dalla parte sinistra? Allora lui rispondeva: ah, io sono in lutto. Allora si rispondeva a lui, per consolarlo: quello che risiede in questa casa, in questa dimora, che ti consoli, che sarebbe Dio, che Dio ti consoli. Sheani menude, che io sono scomunicato. Quello, si rispondeva a lui, quello che risiede in questa casa, dia nel cuore dei tuoi amici che ti hanno scomunicato di avvicinarti. Così diceva Rabbi Meir. Gli ha detto Rabbi Yossi a lui: adesso hai fatto di questo tribunale che l'ha scomunicato come che hanno fatto la cosa in maniera illegale. Ma bisogna dire così: quello che risiede in questa casa, dia nel tuo cuore che ascolterai le parole del tribunale, e di conseguenza ti toglieranno la scomunica, perché uno viene scomunicato quando si rifiuta di ascoltare il tribunale. Shalom a tutti. Saluto di Dio. Speriamo domani di essere in orario verso l'una e mezza. Shalom a tutti. Shavua Tov. Mashiach now. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.